altro, e che cosa eravate venuti appunto a dire al Presidente del Consiglio Letta? Allora, siamo stati convocati dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli, ed erano presenti il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero della Difesa e la Regione Puglia. Abbiamo sostanzialmente posto le questioni a questo tavolo, che era il migliore possibile evidentemente, sull'incompatibilità tra esercitazioni militari e aree protette, quindi ognuno dei presenti ha avuto la possibilità di portare le proprie ragioni. Ne è scaturito che il verbale sarà sottoposto all'attenzione dei ministri e del presidente Letta, e poi ci faranno sapere quali sono, insomma, i passi successivi. Quello che possiamo dire noi a questo punto è che il protocollo d'intesa che disciplinava le relazioni tra il Parco Nazionale dell'Alta Morgia e le forze armate di questo paese è superato, e che quindi, insomma, dovremo trovare un altro accordo, questo a prescindere da quello che ci indicheranno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'obiettivo che lei ha voluto rappresentare qual è? Cioè, i soldati dovranno chiedere un permesso per venire a fare delle esercitazioni, oppure dovranno fare delle esercitazioni senza armi? Come volete che si svolga, anche rispetto al giorno, alla notte? Insomma, sì. Al momento fanno un po' come capita, come vogliono. No, innanzitutto io non personalizzerei, perché non è, in realtà è la comunità del parco, quindi i sindaci, il presidente delle province, il presidente della regione, sono i parlamentari murgiani, i consiglieri regionali che si occupano di questa vicenda delle esercitazioni militari nella relazione con le forze armate, cioè è, diciamo, un ambiente piuttosto esteso dal punto di vista istituzionale, che ritiene che le esercitazioni militari nelle aree protette, più in generale, ma nel caso nostro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, sono incompatibili. Per cui questo è quello che noi abbiamo rappresentato. Se noi ci indirizziamo verso il turismo sostenibile, se noi siamo il parco scelto dal Ministero dell'Ambiente come capofila sul progetto del Lupo tra i parchi del Meridione, se noi vogliamo creare questa relazione forte con le aziende agricole e con la ruralità attraverso una convenzione pari quasi a 2 milioni di euro che abbiamo ottenuto quest'anno, piuttosto che appunto portare il parco a diventare un modello di economia verde. E questo è difficile se le strade ti vengono interdette all'interno del parco dalla presenza dei militari, o è difficile che avvenga con i carri armati e le esplosioni a fuoco. Per esempio, il Ministero della Difesa, oggi rappresentato, ha già qualche idea, nel senso, che cosa hanno detto? Ma il Ministero della Difesa punta sulla forza lavoro, sul fatto che ci sono 5.000 militari in Puglia. Sembra che se non si esercitano nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia questo non possa avvenire. Io ho seri dubbi che sia così. Difendono ovviamente le loro ragioni, ma io tutto quello che dico lo dico con un profondo rispetto verso l'esercito, verso le forze armate. Ritengo che sia possibile trovare un punto d'accordo, per esempio la presenza dell'esercito con operazioni di protezione civile, di spegnimento incendi, insomma, di presidio del territorio, è una cosa che sarebbe vista di buon occhio. Ma questo, insomma, è il ragionamento che dobbiamo fare. Non si possono difendere adesso ragioni che sono quelle appunto di iniziative così impattanti nei confronti dell'ambiente. Quindi il prossimo passo sarà, dopo appunto che il verbale sarà diffuso nei ministeri, magari un altro incontro, e bisognerà trovare un punto di incontro. Magari l'esercito non sparirà dal parco dell'Alta Murgia, però magari potrà essere in maniera meno invasiva. Ma guardi, è difficile adesso prevedere, stiamo a vedere.